Ciao a tutti, Alessandro di Storie di Mieli. Eccoci che stiamo salendo in uno dei nostri bellissimi apiari in collina, tra l'altro uno di quelli nei quali c'è una maggior fioritura di acacia. Ecco qua, vi faccio vedere se riusciamo. Non so se siete riusciti a vedere, c'è un po' di nebbiolina addirittura oggi. Ci sono comunque un sacco di costoni abbastanza bianchi per la bella fioritura d'acacia. Oggi è una giornata molto nuvolosa, speriamo che migliori, dovrebbe migliorare. Noi siamo speranzosi, fiduciosi. Già le api da 2 o 3 giorni stanno raccogliendo abbondantemente lo squisitissimo nettare di acacia. E questo è d'inizio. Cosa sto facendo però stamattina? Ieri sera sono stato in questo apiario, come al solito, ogni giorno due, per raccogliere il nostro squisitissimo polline biologico di collina. Cosa mi sono trovato? Una piccola sorpresa, alla quale però gli apicoltori sono abituati. Uno sciame, fortunatamente comodo, appoggiato, che si era posato davanti alle arnie. Infatti, mentre lavoravo nelle prime due, l'ho visto subito. Che cos'è uno sciame uscito? È una famiglia che per qualche motivo, e gli apicoltori lo sanno bene, ogni tanto fa parte dell'istinto naturale che hanno le api, gli viene voglia di uscire dall'arnia stupenda, bellissima, in legno, fantastica, che noi gli diamo. Ecco, guardate un attimo la caccia. Bellissimo, eh? Allora, che cos'è uno sciame? Ogni tanto le apine hanno uno sghirbizzo, perciò escono, scappano, diciamo, escono e vanno a cercare, secondo il loro istinto, una nuova arnia. Vanno a cercare di fare di crearsi un nuovo ambiente nel quale vivere. Io ieri sera ho visto subito questa cosa, ho visto perciò che una famiglia, probabilmente con la sua regina, che ho poi scoperto essere una regina dell'anno scorso, perciò marcata, che avevo marcato di verde, e gran parte delle api della famiglia originaria sono uscite da un'arnia. Sono riuscito abbastanza velocemente a identificarla. Sono uscite, hanno volato un po' e si sono posate per terra. Adesso vi farò vedere, sperando che ci siano ancora. Ieri sera era quasi il tramonto, ho potuto fare poco. Ma che cosa ho fatto subito? Le ho viste, le ho coccolate un po' e gli ho messo subito 2 telai presi dalla loro famiglia di origine, in maniera che loro ci si, sperando che loro ci si appoggiassero sopra. Adesso sono già arrivato, come vedete qua all'entrata, devo fare manovra. Sentiamo fra 5 minuti.